Benvenuti a Cannes nel nostro Baglietto T52. Il T52 è una barca su cui Baglietto ha investito veramente tanto e concepita principalmente per quello che è la vita e la percezione del mare anche in una barca di queste dimensioni. La barca ha una cabina armatoriale nel main deck di prua, quattro cabine guest nel lower deck e un'altra cabina guest nell'upper deck di più piccole dimensioni, oltre ovviamente le cabine comandante e le cabine equipaggio che si sviluppano tra l'upper deck e il lower deck di prua. Un'ampia galley e una configurazione con due saloni, un salone nel main deck di poppa piuttosto grande, senza dining in questa configurazione, e una dining invece che è posizionata nell'upper deck saloon. Questo particolare elemento è un punto focale e di forza di questa imbarcazione, perché in realtà si tratta di una terrazza, non di un vero e proprio locale interno, ma di una terrazza sul mare, sempre per la concezione di cui parlavo prima. Questa terrazza ha la possibilità di essere chiusa o aperta a seconda delle condizioni meteo che si trovano nella navigazione. Altra particolarità della barca è sicuramente il cockpit del main deck, dove abbiamo una piscina a sfioro, che è un altro punto forte, con il fondo sollevabile che permette o di tenere il ponte tutto chiuso e quindi aumentare la zona di relax di cockpit vero e proprio, oppure con il fondo abbassato di creare questa piscina sulla parte di poppa totalmente allineata al ponte in tech. Quindi questo è un altro sicuramente un punto su cui abbiamo lavorato molto, sia con il nostro ufficio tecnico che in produzione, diciamo curando i dettagli. Per quanto riguarda la barca, una barca che ovviamente ha una motorizzazione ibrida, quindi fondamentalmente raggiunge con motori diesel 18 nodi di massima più o meno, una barca quindi dislocante ma veloce, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, e una motorizzazione anche elettrica che permette comunque delle performance importanti, perché una velocità massima intorno ai 9 nodi in elettrico, totalmente elettrico, quindi non in modalità ibrida diesel elettrico ma solo elettrica. Quindi questo permette ovviamente di avere una sensazione quasi da barca a vela e attraversare magari delle aree dove non è possibile utilizzare il motore normale diesel. Questo è un altro plus dell'imbarcazione su cui Baglietto sta investendo ed ha investito tanto, e soprattutto che poi si modulerà bene con il nostro progetto B0, che è un progetto ovviamente che ormai è ben conosciuto, sull'utilizzo dell'idrogeno per proprio un sistema che va ad implementare il carico delle batterie normalmente effettuato da banchina.